Benvenuti all'UMSA News. Questa è la prima edizione del telegiornale della scuola di giornalismo della LUMSA. Cominciamo con le lezioni universitarie che si sono svolte il 12 e il 13 maggio. Siamo andati alle università romane per sentire a caldo la voce degli studenti e dei candidati. Partiamo da Tor Vergata e dalla Sapienza. Il servizio è di Corradini, Serenelli, Montagnaro, Crialesi e Cipriano. Siamo all'Università di Roma Tor Vergata, è appena iniziato lo spoglio delle schede per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Studenti. In questo Ateneo l'attesa è maggiore a causa degli scontri avvenuti nel mese scorso tra opposte fazioni di studenti. Inoltre qui a Tor Vergata si è votato anche per il rinnovo degli organi di rappresentanza dell'Ateneo. In questo Ateneo la vera sorpresa è stata l'affermazione al Senato accademico di un candidato della lista del blocco studentesco, formazione neofascista, che comunque non è riuscita a eleggere alcun rappresentante al Consiglio Nazionale degli Studenti. Ma il vero protagonista di queste elezioni è stato l'astensionismo, del quale si sono lamentati gli stessi candidati. L'assente o comunque chi non esercita il proprio voto ha sempre torto, nel senso che l'occasione democratica, qual è appunto quella di eleggere i propri rappresentanti, è sacrosanta. Se gli studenti hanno ritenuto di non voler esercitare, sicuramente la più grande responsabilità la do a loro. All'Università Sapienza tutte le liste appartenenti ai vari gruppi politici cantano vittoria, ma anche qui il vero vincitore è stato l'astensionismo. Qui si votava solo per il CNSU. Su 133.000 studenti chiamati al voto, soltanto 8.000 si sono recati alle urne. Queste le risposte degli studenti alla domanda sulla partecipazione al voto. Avete votato a queste elezioni? No. 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 Ritengo la politica universitaria qualcosa di fondamentalmente inutile, dannoso e spreco di soldi pubblici. Sì, io ho votato alle elezioni e anche se erano molte meno liste rispetto agli altri anni e, insomma, si vede una scarsa partecipazione sia da parte degli studenti che vanno a votare sia per le persone che si candidano, addirittura non si sono presentate alle persone che sono lì ai seggi a far votare, quindi insomma. Anche quest'anno si è riproposta la storica contrapposizione tra le liste di centrosinistra capeggiate dall'UDU e quelle di centrodestra rappresentate dai gruppi di Azione Universitaria e Studenti per la Libertà, risultati vincitori. I rappresentanti dei due schieramenti hanno illustrato al nostro microfono i punti fondamentali del loro programma. Aumento dei fondi per l'università, un impiego delle risorse per l'attivazione di corsi realmente formativi, una riforma del CNSU che mette in collegamento l'organismo nazionale con gli organismi periferici, quelli delle facoltà, perché al momento il CNSU è troppo distante dagli studenti. Un tema fondamentale del nostro programma è questo CNSU, sono quelli che da sempre portiamo avanti, che sono quelli del merito, del diritto allo studio, della difesa del diritto allo studio e della difesa degli studenti contro comunque un sistema universitario che è ormai basato principalmente sulle lobby baronali all'interno dell'università e che non permette agli studenti di vivere l'università nel migliore dei modi. Alla LUMSA e a Roma 3 sono andati Dominella Trunfio e Lorenzo Cinque. Oggi è importante andare a votare perché vediamo che il disinteresse sull'istruzione va sempre più scemando, quindi oggi chiamati al voto, l'unica volta in cui possiamo esprimere un nostro parere, almeno partecipiamo in modo attivo. Scusa, sei andata a votare? Sì. 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 Quelle che abbiamo sentito sono le voci degli studenti della LUMSA e di Roma 3. In questi due atenei c'è stato un sensibile aumento dei votanti. Alla facoltà di giurisprudenza della LUMSA si è avuta una percentuale altissima, il 25%, a lettere il 13%, mentre un calo a scienze della formazione con appena il 7%. Anche a Roma 3 c'è stato un incremento dell'affluenza, che rispetto al 2007 è passata dal 4,8% al 6%. Sembra ci sia stata più affluenza che negli anni passati. Però appunto sì, pare confermato dal fatto che comunque non si riusciva a passare davanti ai seggi e c'è stata fila per ore. Tante le proposte e le novità di quest'anno presentate dai candidati del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e degli organi interni di rappresentanza degli Atenei. Ma cosa chiedono gli studenti di Roma 3 e della LUMSA?
quello che ci serve sono gli armadietti per tutti, quello che bisogna realizzare sono le comodità che paghiamo pagando la rata all'università, piuttosto che appunto i posti in biblioteca, che per trovarli devi arrivare alle 8 di mattina. Per questo vogliamo degli spazi aperti a tutti, degli spazi curati, vogliamo il miglioramento anche del giardino, del cortile nostro, qui nella sede di Pompeo Magno. Un'università funzionale e interattiva, con la creazione di servizi in rete, nuove mense, più alloggi e trasporto pubblico gratuito. Pochi, ma concreti bisogni insieme a tante aspettative. Questo è quello che chiedono gli studenti, ma cosa rispondono i candidati? Secondo noi il modo migliore per essere vicino agli studenti è quello di organizzare delle assemblee, ad esempio, in cui il rappresentante può essere una figura che si pone accanto agli studenti. Rinnovare tutto quello che sta praticamente a cuore agli studenti. Vogliamo migliorare la didattica con l'organizzazione delle sessioni d'esame, vogliamo migliorare anche l'organizzazione degli orari di lezione e soprattutto ci proponiamo di migliorare la vivibilità di questo ateneo. La legge sulle intercettazioni, in attesa di approvazione, ha destato numerose polemiche nel mondo della stampa, tanto da essere definita legge bavaglio. Siamo stati alla Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato dei giornalisti, dove i direttori dei maggiori quotidiani nazionali hanno preso una dura posizione nei confronti del provvedimento. Il servizio di Alessandro Corradini e Giulia Serenelli. Approderà nell'aula di Palazzo Madama lunedì 31 maggio il disegno di legge sulle intercettazioni. Un provvedimento fortemente osteggiato non solo dall'opposizione ma anche dal mondo dell'informazione. I direttori delle maggiori testate nazionali si sono riuniti a Roma, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa, per ribadire la propria contrarietà alla proposta di legge e difendere il diritto di cronaca. Abbiamo pubblicato le carte che era lecito pubblicare. Può darsi che siano state pubblicate parti di intercettazioni che riguardavano personaggi che non c'entravano nulla con l'inchiesta. Proprio per questa ragione io ho chiesto che ci sia un'assunzione di responsabilità dei magistrati e degli avvocati delle parti per togliere dalle carte che vengono distribuite ai giornali quelle intercettazioni che non hanno alcun rilievo rispetto all'inchiesta. E delle esagerazioni ci sono sicuramente state, delle strumentalizzazioni pure. Tuttavia io penso che questa legge sia una cattiva legge, non tuteli affatto né i diritti della difesa né i diritti di chi fa le indagini e soprattutto non tuteli un diritto fondamentale in una democrazia che è quello del diritto di cronaca. Io ho sentito questo governo dire che avrebbe dato un colpo alla corruzione. Dare un colpo alla corruzione vuol dire combattere la corruzione, non combattere chi ne parla. Chi ne parla fa semplicemente il suo lavoro. Io penso che si insegna ai bambini da piccoli che c'è una differenza tra le cose e la rappresentazione delle cose. Ecco, qui il problema è la cosa, cioè il problema è la mafia, l'andrangheta, la corruzione, il delitto, il malaffare, non divulgare le notizie a proposito di questo. In Parlamento prosegue la faticosa ricerca di un testo definitivo. La minoranza chiede compatta il ritorno del provvedimento in Commissione Giustizia, ribadendo la propria contrarietà all'impianto del testo. Di fissare il 31 è il primo, il 31 maggio, il primo di giugno in aula il disegno di legge sulle intercettazioni mi dà l'impressione di una scarsa volontà di riflessione, perché poi se davvero le nostre proposte di modifica fossero state prese in considerazione il governo e il relatore l'avrebbero già modificato il testo in commissione. Se lo vogliono fare in aula mi sembra che il tempo di riflessione anche per loro sia molto scarso. Questa legge è una porcata e va fermata in ogni modo. La maggioranza sembra intenzionata ad ammorbidire il testo, che dovrebbe essere ritoccato in due punti importanti, immodificabili poi alla Camera. Le sanzioni per giornalisti ed editori, che verrebbero alleggerite, e la possibilità di pubblicare per riassunto gli atti giudiziari prima del processo. Con il testo approvato in commissione sarà vietato pubblicare gli atti dell'indagine, ma non sarà vietata dare la notizia dell'indagine. Le notizie non andranno in prigione, gli abusi dovranno essere regolati, limitati, impediti. Questo è il problema. Paginate intere di intercettazioni, spesso per persone che non verranno mai rinviate a giudizio, rappresentano una gogna mediatica che a volte ostacola anche le indagini e favorisce i delinquenti veri. Noi riteniamo che si debba porre un argine a tutto questo, garantire le intercettazioni e le indagini, ma evitare gli abusi. A Giovanna Dalla Torre è dedicato il primo premio letterario del 17° municipio di Roma. Il servizio di Maria Cristina Montagnaro e Lorenzo Cinque. Giovanna Dalla Torre è stata la più giovane consigliera di questa circoscrizione.
La sua prematura scomparsa, aveva 28 anni, è avvenuta nel 2008. Così la ricorda Antonella De Giusti, presidente del 17° municipio. Questa passione, questa dedizione, questa voglia di fare, inespressa purtroppo, perché finita troppo presto, noi abbiamo voluto dedicargli qualcosa, qualcosa che la rendesse, che la ricordasse, ricordasse tutta la sua freschezza e la sua grande caparbietà rispetto a questi temi. E quale modo migliore per ricordarla se non attraverso i giovani? Il concorso letterario è stato presentato all'Università LUMSA, dove era presente il padre Giuseppe Dalla Torre, rettore dell'Ateneo. Bene, credo che anche un premio letterario da questo punto di vista possa essere significativo, perché possa dare la possibilità ai giovani che hanno doti, che hanno capacità, che hanno interessi, di potersi far conoscere, di potersi in qualche modo affermare. Il concorso si articola in quattro sezioni: poesie, racconto, saggio, favola, un libro sul tema Roma e anche una canzone inedita a tema libero che non superi 40 versi. I lavori devono pervenire al 17° municipio entro le ore 16 del 10 giugno. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito.